fine allora sono usciti gli exit poll, che giudizio ne dà? Bah, grande cautela, nel senso che sono, anzi instant poll come si chiamano adesso, e quindi poco più che sondaggi, quindi forse è più opportuno aspettare dati più certi. Naturalmente, fossero confermati, sarebbe un risultato ottimo, che dimostra che gli italiani hanno dato un'indicazione chiara su chi deve governare il paese, su chi deve guidare il paese, e avrebbero garantito, fossero questi dati confermati, anche una maggioranza certa e autonoma al Senato, quindi direi delle indicazioni ovviamente positive per noi, però aspettiamo. Sorprende il calo di Monti, che in questo momento è sotto il 9%. Ma in realtà mi sembra che ci sia stata anche in quest'ultima fase una polarizzazione tra i soggetti più forti, centrosinistra, centrodestra, e la sorpresa relativa a Grillo, che evidentemente ha penalizzato le forze più piccole, quindi ha penalizzato sicuramente la coalizione di Monti, ma ha penalizzato anche Ingroia. E vabbè, Giannino, che mi pare si sia penalizzato da solo, però insomma, comunque mi sembra che ci sia un'indicazione che, se questi dati, come al solito, dovessero essere confermati, chiara per la governabilità del paese. Si vuole che, diciamo, ci sia un governo stabile, solido e autonomo. Noi proporremo a tutte le forze che hanno a cuore le sorti di questo paese e che hanno a cuore la ricostruzione del paese di misurarsi sul terreno programmatico con la proposta che uscirà dalle elezioni vincitrici. Instant poll che sembrerebbero chiudere il ventennio berlusconiano? Beh, direi di sì, se questi dati saranno confermati mi pare che la sconfitta del centrodestra è una sconfitta, direi, definitiva, almeno di quel modello di centrodestra che ha avuto Berlusconi come leader incontrastato in questi vent'anni e che non, appunto, lo ha stato anche in quest'ultima fase, nonostante, diciamo, a un certo punto qualcuno nel suo partito e nella Lega abbia provato a metterlo da parte senza riuscirci. Con Grillo cosa farà il PD? Ma Grillo, noi non faremo niente con Grillo, noi c'è un Parlamento su cui ci si misura con delle proposte. Stando in Parlamento non si può dire più solo no e sono tutti uguali, si ha l'obbligo di misurarsi sul terreno delle proposte e dei programmi politici. Vedremo cosa farà Grillo.